Sono il professor Giacomo Colle, vi presento il corso Digital Science presso la Laureata di Trento. È un percorso nato da un tavolo di lavoro con diverse realtà importanti del territorio, quali università e aziende di ricerca, al quale termine si è pensato un ciclo di formazione molto improntato sull'innovazione digitale e che dia competenze ai ragazzi spendibili nel mercato del futuro. È un percorso quinquennale di informatica. Lo studente che si iscrive in prima quindi sceglierà l'indirizzo fin da subito, la classe avrà continuità anche nel triennio, avrà un triennio differente anche per le modalità in cui si svolge, ma al termine del quale il ragazzo acquisirà un diploma di tecnico informatico che potrà immediatamente spendere presso aziende oppure anche investire sul percorso universitario successivo. Gli elementi che abbiamo voluto spingere maggiormente all'interno di questo percorso è di certo di internazionalizzazione. I ragazzi saranno coinvolti in diversi scambi linguistici, in tirocini e anche e soprattutto in progetti dove le lingue, la competenza sulle lingue sarà molto importante. Inoltre si è deciso di rafforzare la lingua tedesca. Trento appartiene a un network molto importante a livello europeo con diverse città del territorio tedesco. E quindi l'obiettivo del percorso è ottenere una certificazione C1 in inglese, ma anche soprattutto una B1 di tedesco. Inoltre, un altro elemento importante del Digital Science è lavorare sulla base di progetti, l'apprendere attraverso progetti. Su questo punto, una materia gestione progetto viene incrementata durante il triennio per permettere ai ragazzi di affrontare con realtà partner sia degli enti di ricerca che aziendali, progetti specifici sulle tematiche della cyber security, sistemi autonomi, data science e quindi acquisire anche già durante il periodo scolastico la capacità e l'esperienza di lavorare in questi settori. La matematica è sicuramente una materia centrale nel corso Digital Science proprio per la stretta connessione che c'è tra matematica ed informatica. Io sono la professoressa Cristina Mosna, docente di matematica e insegnante nella seconda Digital Science. Il quadro orario del biennio prevede 4 ore in prima e 4 ore in seconda, ma già le 4 ore in seconda non sono svolte tutte in classe, ma 2 ore sono in classe e 2 ore sono in laboratorio, supportate anche da un docente tecnico pratico. Le 2 ore di laboratorio servono quindi a mostrare agli studenti, già fin dal biennio, la stretta relazione tra matematica ed informatica. L'informatica ci permette, tramite software di geometria dinamica, come ad esempio GeoGebra, di affrontare lo stesso problema sotto diversi punti di vista, quindi sotto l'aspetto numerico, grafico, simbolico, e quindi di dare più significati a uno stesso oggetto matematico. Inoltre anche svolgeremo dei piccoli programmi in Python. Python è il linguaggio che loro già usano durante le ore di informatica per riuscire ad affrontare facili problemi. In questa maniera quello che vogliamo fare è passare dalla competenza di saper risolvere un problema a saper far risolvere un problema al computer. Secondo proprio una frase di uno studioso noto sia ai matematici che agli informatici, Donald Knuth, che dice che a dire il vero una persona non comprende davvero un argomento se non quando riesce ad insegnarlo ad un computer. In questa maniera quindi vogliamo già nel biennio cercare di sviluppare il pensiero computazionale. Nel triennio le ore di matematica vengono di fatto potenziate, infatti si passa da 4 ore in terza a 5 ore, da 4 ore in quarta a 5 ore e in quinta da 3 ore a 4 ore. Questo aumento, questo potenziamento ci permette quindi non solo di svolgere il programma previsto per l'istituto tecnico, ma anche di svolgere degli argomenti correlati con l'informatica. Ad esempio si approfondirà l'aritmetica modulare per capire quindi i principi della crittografia e capire quindi i principi matematici che stanno alla base della sicurezza in rete. Inoltre anche l'ora in più ci permetterà di fare dei progetti multidisciplinari anche in collaborazione con enti esterni. Per garantire la forte progettualità del corso digital, l'Istituto Buonarroti prevede la creazione di un'unica classe prima, costituita al massimo da 24 studenti. I criteri di selezione si baseranno quindi su questa tabella e prevederanno la valutazione dei voti alla fine della seconda media nella materia matematica, italiano, inglese,
tedesco e la media dei voti. Tali materie però vengono pesate, quindi matematica inciderà per il 30% sul punteggio, italiano il 30%, inglese il 15%, tedesco il 15% e la media dei voti il 10%. Il punteggio per ogni singola materia sarà attribuito secondo la seguente tabella. Quindi alla valutazione 6 verranno attribuiti 4 punti, alla valutazione 7 5, alla valutazione 8 6, alla valutazione 9 8 e infine alla valutazione 10 10. Questa tabella la potete trovare sul sito. Sono Valentina Milano della classe seconda Digital Science e sono molto contenta di questo indirizzo perché oltre a sviluppare competenze nelle singole materie mi permette di partecipare a diversi progetti. La prima settimana di scuola siamo stati coinvolti nel progetto C-School dove dovevamo provare a progettare la scuola del futuro e da questo progetto abbiamo imparato diverse metodologie utili per affrontare problemi anche complessi. Sono Nicola Bezzi della seconda Digital Science e l'anno scorso durante il secondo quadrimestre ho partecipato a un progetto di nome Virus Scanner. Il biologo Eric Van Gorp e il suo team hanno visitato la nostra scuola per spiegarci questo progetto. È stato molto interessante innanzitutto perché l'abbiamo svolto totalmente in inglese, in collaborazione con una classe di Amsterdam. Ci siamo incontrati via Skype. Dovevamo fare anche uno scambio, ma per l'emergenza Covid-19 non è stato possibile. In compenso abbiamo svolto il final day in Zoom e abbiamo potuto migliorare le nostre capacità in public speaking e abbiamo conosciuto i nostri partner di Amsterdam. Per qualsiasi altro tipo di informazione potete scrivere a orientatialfuturo@buonarroti.tn.it.